Racconto d'arte, nuova puntata, nuovo appuntamento quotidiano con la storia dell'arte. Oggi ci occupiamo di Italia, di storia dell'arte italiana e ci occupiamo di Giorgio De Chirico, che nasce a Volos il 10 luglio del 1888 e muore a Roma il 20 novembre del 1978. È stato un pittore, ma anche uno scultore, uno scrittore italiano e rappresentò in realtà il principale esponente della corrente artistica della metafisica. L'opera che ci avete chiesto di approfondire oggi è Le Muse Inquietanti, un dipinto di Giorgio De Chirico che misura 97 x 66 cm ed è un olio su tela. Come abbiamo detto, appartiene a Giorgio De Chirico e venne realizzato tra il 1917 e il 1919. Dell'opera è stata realizzata almeno una copia che si trova a Monaco e che misura 94 x 62 cm ed è un guazzo su carta. Ma torniamo all'opera che vedete alle mie spalle e andiamo alla sua descrizione. Raffigura uno spazio aperto sul quale sono situate in primo piano due statue classiche, una eretta e l'altra seduta su un basamento. Entrambe le figure hanno la testa di un manichino da sartoria e sono circondate da diversi oggetti, mentre sullo sfondo vi è una terza statua, però di sesso maschile. La prospettiva è errata e converge sullo sfondo nella rappresentazione del Castello Estense di Ferrara, che qui è affiancato anche da una fabbrica, come potete vedere appunto nel dipinto alle mie spalle. Sebbene l'immagine sia nitida, l'atmosfera è irrealmente silenziosa, ma anche straniante, anche grazie ai colori caldi e alla luce statica ma intensa. Andiamo però alle ispirazioni e alle diverse interpretazioni di questi oggetti e soggetti raffigurati nell'opera. La presenza di diversi simboli all'interno del dipinto rende difficile una sua interpretazione. Nonostante questo, però, il castello sullo sfondo è un chiaro riferimento alla città di Ferrara, città dove nacque la pittura metafisica. E in realtà, mentre il manichino eretto in primo piano si presume possa essere la raffigurazione di Ippodamia, un personaggio mitologico che durante la battaglia dei centauri dei Lapiti attese l'esito dello scontro con inquietudine, cioè un sentimento che poi ha ispirato quello che è il titolo dell'opera. Ma andiamo meglio ai confronti adesso. Nella sua opera, infatti, La metafisica schiarita, Maurizio Calvesi sostiene che la mancanza di occhi dei manichini sia un riferimento a quelli che sono i poeti dell'antichità, che secondo la tradizione dell'antica Grecia, per l'appunto, soffrivano di cecità, cioè erano ovviamente non potevano vedere, erano ciechi. Sempre secondo l'autore, la disumanità delle muse raffigurate da De Chirico rimanda ad un'umanità arcaica, un'umanità originaria, eroica, tipica dei tempi lontani e misteriosi. Una chiave di lettura però particolare di quest'opera, per concludere, riguarda le considerazioni che si possono trarre da un epistolario pubblicato nel 2014 tra l'artista Giorgio De Chirico e Antonia Bolognesi, conosciuta durante il suo soggiorno ferrarese e poi ritratta nel dipinto Alceste del 1918. Siamo giunti al termine di questa puntata. Io vi ringrazio per averci seguito. Ovviamente vi ricordo che noi compiamo un viaggio insieme a voi attraverso la storia dell'arte italiana e non solo. Perché sapete che poi riserviamo degli spazi, delle puntate da dedicare alle vostre curiosità. Quindi continuate a scriverci sulle pagine Facebook e Instagram di Sicilia24 e di Spazio Notizia. Ovviamente noi nel corso delle puntate, alternando il nostro viaggio temporale nella storia dell'arte italiana, ci occuperemo anche di altri paesi, di altre figure di spicco del panorama artistico internazionale. Grazie per averci seguito, appuntamento con Racconto d'Arte, a domani!